Cos'è Twiello? È una rubrica che è stata studiata appositamente per rispolverare il genere giallo, che è un genere che sembra adesso essere stato emarginato quasi dal panorama editoriale italiano. E nulla, è stata prima concepita come rubrica scritta, poi ovviamente concepita da me stesso, e poi in pratica, dopo aver parlato con gli amici di Sugar Pulp, abbiamo deciso di rendere tutto questo una rubrica in video, una specie di vlog, utilizzando comunque quelli che sono i mezzi dell'epoca che stiamo vivendo, quindi web. L'idea di una rubrica in video sul giallo soprattutto è nata dopo che ho fatto una passeggiata in pratica a Secondigliano, nell'area nord di Napoli, una zona dove comunque non esistono librerie se non librerie comunque che vendono libri scolastici, e dopo aver comunque visto un libro su una sedia di un antiquario. Sono rimasto comunque affascinato dalla copertina, diciamo molto retro, molto vintage, perché appunto il libro era un volume del 1940, era un libro, adesso non ricordo di quale autore, però comunque era un giallo Mondadori. Una volta visto questo libro mi sono incuriosito e ho domandato al libraio quanto costasse e se fosse l'unico comunque della sua collezione. In quel momento sono stato trascinato dentro dall'antiquario che mi ha mostrato in pratica uno scaffale di 2 metri per 1,5 zeppo di gialli Mondadori che non riuscivano neanche a stare insieme. E dopo questo incontro, da lettore di generi soltanto vicino al noir e al pulp, ho cominciato a leggere anche dei gialli e a riscoprire questo genere, e mi sono detto sinceramente, dopo aver letto vari di questi volumi, ma perché un genere giallo è sparito? E adesso stiamo cercando di riesumarlo. La rubrica si chiama appunto Twiello, resumazione di un genere sepolto vivo, perché è proprio questo che tenteremo di fare, è un po' di rispolverare questo genere, di capirne comunque le cause di questa emarginazione becera che comunque ha subito questo genere che stradominava, diciamo, sul panorama editoriale italiano, e cercheremo un po' dapprima di capire le origini del genere, le origini del nome, le origini comunque delle tendenze che hanno attraversato le varie sfumature di questo genere, e dopo aver analizzato questo cominceremo comunque a vivisezionare alcuni titoli, alcuni libri dei più grandi maestri del giallo e anche ovviamente di pubblicazioni minori e molto molto rare. Allora vi aspetto con Twiello su sugarpulp.it. Vi aspetto, stay pulp!